Buonasera a tutti. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto una partita contro una grande avversaria, contro una squadra che ha una fiducia incredibile. Siamo stati bravi perché siamo riusciti ad andare oltre la loro fiducia. La cosa importante era che oggi, se la volevamo vincere, dovevamo fare uno step. Non soltanto da un punto di vista tecnico-tattico, ma dobbiamo essere molto preparati mentalmente per andare oltre la loro fiducia, che è quella che gli consente di non mollare mai, che è quella che gli consente anche sotto di diversi punti di arrivare a un possesso. Siamo stati bravi, l'abbiamo fatto, quindi grandi complimenti ai miei ragazzi. Sono contento dell'aggressività che abbiamo messo, sono contento del fatto che con questa aggressività siamo riusciti a condizionare alcune scelte da parte di Reggio Emilia e siamo riusciti a correre in contropiede, che era la cosa che ci interessava. Secondo me la cosa importante è riuscire a dividere, per come siamo noi come struttura di squadra, i primi 8 secondi dell'attacco con gli ultimi 8 secondi. L'abbiamo fatto molto bene. Se noi riusciamo ad attaccare subito e poi ad eseguire tra l'8º e il 16º secondo, poi negli ultimi 8 secondi possiamo di nuovo tirare fuori quelle che sono le nostre qualità. Contro una difesa che ha fatto fatica per parecchio tempo. Con questa aggressività siamo riusciti a coprire anche il gap a rimbalzo, che poteva essere un problema contro di loro, per cui niente da dire, è venuta fuori la partita perfetta. Adesso ce la godiamo oggi, poi dobbiamo assolutamente rimetterci a pensare a Pistoia, perché non basta una partita importante fuori casa, ma dobbiamo riuscire a dare continuità, perché dobbiamo arrivare a questo finale di stagione più vicini possibili a quelle che può essere una buona chimica di squadra.